Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Cassette Beasts. Nello scorso video c'è stata la loggia Ambra con Madame Ambra che ci ha rivelato alcune info davvero succose e io ho erroneamente detto che magari una delle tre figure che erano lì fuori, davanti ai sudditi, era una di quelle tre, poteva essere Madame Ambra. No, Madame Ambra in realtà è la, credo, perché ora non ricordo bene tutti quanti i particolari, la manifestazione della loggia Ambra, un'entità con cui la loggia Ambra si interfaccia, è un avatar. E poi c'è stato Capitan Skip, sì, purtroppo c'è quella schwa di mezzo che è fastidiosa, ma non importa, andiamo avanti e veniamo accolti da un dialogo. Ah, ok, Kay e Meredith parlano di internet. Cos'è questa internet? A metà degli abitanti di Harbour Town manca così tanto che gli viene da piangere. È presente internet, tipo sui computer, sui telefoni? Meredith quindi viene dagli anni 80, se non ricordo male, anche se pensavo che anche Kaylee venisse da più o meno inizi anni 90 comunque, ma a quanto pare no. Che anno era nel tuo mondo prima che venissi qui, Meredith? 1989. Perché me lo chiedi? Ok, vedo che forse siamo un po' fuori sincronia, quindi non può assolutamente sapere cos'è internet. Ah, la Tata qui, bisogna andare a fare la sua missione. In questo episodio invece combattiamo contro due capitani. Vediamo un po' dove sta Capitana Buffy, eccola qua. Da ste parti qua, a ricordarsi amico mio. Qui c'è Capitano Buffy, allora, chi ti ha allenato? Devo saperlo. Ma guarda, a te so che ti ha allenato questa tipa muscolosa con quelle braccia così gonfie. Non dico che vorrei essere stritolato da quelle braccia possenti, ma... comunque, mi bruciano i polpacci. E là, io sono Bruna. Ah, si chiamava Bruna. Gli amici mi chiamano Buffy, sono una capitana ranger di Nova Virral. Si può dire che mi sto allenando per la battaglia, affinando il mio corpo. Potremmo combattere qui a Nova Virral trasformandoci in mostri, ma in realtà inizia tutto qui con carne e ossa. Più carne io, perché combattere richiede energia e devo ottimizzare la mia energia potenziale. Se vuoi imparare un paio di cose, ti consiglio di accettare la mia sfida di ranger. Sei abbastanza in forma per affrontarmi? Ma guarda, sono piuttosto flessibile, devo ammettere, anche se non sembra. Facciamolo! Spero di non prosciugare troppo la tua energia. Ok, uia! Non mi piace la situa, no. Però, posso cavarmela, anzi, guarda, facciamo così, vado con Deja Vu perché serve. Il martellaccio su Buffy, che almeno mi levo ritorno quel coso, che è pericolosissimo. Dandy Leone potrebbe mettere però prosciugamento e radici, il che è peggio, dire il vero. Però potrei avvelenarlo. Ah, gli doni PA. Perché c'è Rimbo... Grande, grandissima. Allora, è inutile che faccio Zefiro, perché sennò non posso farlo comunque. Faccio sputo, martello giocattolo e via. Quindi Dandy Leone le regala i punti abilità. Va bene. Pessima. Davvero pessima la faccenda. Vabbè, dai, su. Ce la caviamo. Ancora sputo, poi dopo distruggo tutto, perché devo aumentare i punti abilità, sennò non posso fare niente. Certo però che un'ecolocazione su Aeroboros non mi dispiacerebbe. Ti aspettavi di mandarmi KO con estrema unzione, e invece... lo so. Lo so benissimo. Sto sudando tantissimo. Muoviti di meno. Allora. Ho 6, però questo costa 4. Due uragano. Posso fare due Grimorio. E intanto ricarico però Aeroboros, perché sennò finisce davvero male. Dai, 1. Ok, gli difesa a distanza, multicolpo. Che gli leviamo a sto giro? Difesa a distanza. Ah, Grimorio, giusto. Non è 7 meraviglie. Devo un attimino rivedere il set di Aeroboros, a dire il vero. Sì. Allora, faccio ancora sputo. Freccetta avventosa su Dandy Leone, ci provo? Perché potrei non beccarlo. Oh, yeah!
No, estrema unzione ancora? Ma ce l'ha con me, ce l'ha? No, vedete questo. Riavvolgo ancora una volta Eroboros usando il turno di Eugene. Di Robin Dam. Perché voglio prendere i punti per poi attaccare e devastare tutto. Sì, fa ruba pia per fare poi estrema unzione. L'abbiamo capito come funziona Buffy. Grazie, ok. Possiamo andare ora? Perfetto. Colpisce l'intera squadra. Nel dubbio attacco Buffy. Col martello giocattolo anche. Che fregatura. Avevo la precisione abbassata. Che sfiga tremenda. Vabbè dai. Aspettiamo il turno dopo. Allora. Vabbè, turno dopo ce la facciamo, dai. Spero di farcela. Ma che doni, Pia? Falla finita, questo dono, Pia. Allora, Buffy dovrebbe andare KO e il martello giocattolo dovrebbe finire tutto. Se non va KO anche Dandy Leone. Ok, top. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh, bella questa, bella. Facile, facile. Non dico di no. Non mi ha cambiato molto filo da torcere. Broadcast. Anche ottimizzando la mia energia potenziale mi ritrovo comunque fuori combattimento. Ben fatto, apprendista! I tuoi successi sono meritati. Decimo, capitano. Ok. Materiale fuso e uva upgrade. Non è nuovo livello? Oh. Forse dovrei fare una pausa prima di stirarmi un muscolo. No, tre. O due? Ma Eugene dove... Ma stava sopra fuoco? Sì, sopra fuoco! Ah! Il prossimo si trova nei boschi di Eastham. Eccolo qua. Da ste parti qua. Vado al centro commerciale, così posso riposarmi e falò e poi andare ad affrontare Cleo. Ed eccoci qua ritrovati con Cleo. Praticamente sta perpendicolare al falò del centro commerciale. Basta che scendete e la trovate. Eccoci qua. Oddio, ho premuto A per sbaglio. Vuoi inserire la moneta che ho trovato 3-4 episodi fa più o meno? E vabbè, c'è anche la missione. Ti dice la missione e dove trovarla, quindi non è un problema. Missione completa, a gettoni. Yes. Benvenuto cliente nell'emporio del faraone di Neo Vegas. Sono Cleo, questa sera sarò la tua meccanoide di servizio al tavolo. Vuoi ordinare del... Sì, colpa tua sì. Chiedo scusa, le mie funzioni di reboot sono arrugginite e i miei banchi di memoria ci mettono un po' a riattivarsi. Ho il cervello meccanico più avanzato che un casino del 24° secolo possa permettersi. Eppure funziona ancora a gettoni. Beh certo, i soldi sono tutto. Perché i miei vili creatori hanno progettato un difetto così grave nel mio hardware? Avevano forse paura che mi ribellassi e rispodestassi come meritavano? Scusa, non volevo essere ostile. Yante mi sta incoraggiando a superare il mio risentimento per l'umanità in modo salutare. Comunque sia, io sono Cleo, uno dei capitani ranger di Nova Virral. Scommetto che non ti aspettavi che un pezzo di latta come me sapesse usare le cassette, eh? A quanto pare tutti i dati sul gioco d'azzardo presenti nei miei banchi di memoria mi rendono anche una stratega. Beh, vuoi combattere? Le probabilità sono contro di te, ma non si sa mai. Oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato. Va bene, e allora giochiamo. Gli assi hanno il valore massimo, chi vince prende tutto. Blackjack allora? Cattivissima lei, eh? Allora, è un po' di danni perché ho dovuto affrontare un tizio. Déjà vu come sempre. Martiello giocattolo su Mamba Anonimo che mi fa paura. Può fare pugni alta tossica e fa molto male, molto molto male. Bene, ora sono con Déjà vu. Gambetto, è pazzo, è impazzito. Vabbè, ha fatto... Perché due gambetto hanno fatto? Gambetto come fallisce li manda KO entrambi. Entrambi. Va bene. Peggio per voi. A parte che c'è un'altra cassetta ma la usa solo Cleo. Quindi non so cosa vogliono fare di preciso.
fatto male quello. Zefiro su Clio. E ricarichiamo Robin Dam, che ci ha preso una schleppa clamorosa. Uisha. No, mi manda capo mamma. No. Ok. Grande che resiste. Ah, contro l'acciaio purtroppo. Metallo. Non sono granché buono. Allora, facciamo così. Mi tengo i punti per dopo. E riavvolgo. Riavvolgo Aeroboros, dai. Vediamo che combinano mo. Disperazione. Vabbè, allora. Gambetto fallito. Ah, oh, uno in meno. Multicolpo fa male. Aia. Mi conviene cambiare Aeroboros. Contro il metallo non posso fare granché. Però doppio colpo, attenzione. Vabbè, sì, non è che serva molto, visto. Stavo alzando la posta, non lo so. Tocca cambiare. Caprani, ingranario, potrei scioglierlo con ingranario. Tokusetto e vento non è che posso fare molto. Caprogna potrebbe rivelarsi utile. Vado con ingranario, dai. E il Robin Dam facciamo fuoco rapido. Anche se attacco a distanza Robin Dam è quello che è. Ma comunque non importa. Buono, molto buono. Un altro gambetto. A parte non può fare il rituale. No. La spinge non può fare il rituale. Fuoco rapido? No. Soffio radioattivo non serve in questo momento. In fiamma. Facciamo martello giocattolo e via. Aia, in granario! Quanta poca difesa c'è in granario. A parte che fa male proprio lei, non è che... Oh! So cavoli. Potrei stare comunque sia qui a ricaricare di continuo, o potrei anche cambiare e mettere Caprogna in questo caso. E riavvolgere Robin Dam? Perché no? Caprogna ha una buona difesa. Infatti, regge bene, regge. È spaccato però, dai. Senti, io mo ti voglio bene, però... Gambetto ora fallisce, quindi vedi tu che devi fare. Nel dubbio, attacco con martello giocattolo. Fa multisparo, ottimo. Caprogna, guarda, proprio per i rotti della cuffia ha resistito. Perché c'è la difesa abbassata. Ah, niente, è andata. Vabbè. Questa è stata una di quelle lotte proprio boh. Hai scoperto il mio bluff, sono colpita e decisamente non risentita. Ti aggiungo a malincuore il mio database interno di esseri umani che rispetto veramente. È un database molto ridotto. Tieni, ecco la tua ricompensa. Buono. Ne mancano 3 e 6. Ah. Ecco, nuovo livello. Chissà perché Buffy ci ha dato l'uva e non il nuovo livello. Puoi incassare quel materiale al municipio di Arbor Town. Voi umani amate scambiare i vostri gingilli senza senso, vero? Sì, senza senso per te magari. Scusa, non intendevo rivolgere di nuovo la mia ira al genere umano. Ti prego di ignorare la mia osservazione. Ma guarda, io ti ignorerei completamente se fosse possibile. Che succede qui? C'è una fusione per caso? Chi è sto schifo di mare viola? Qua? Ah, c'è una fusione. Mi farei anche la fusione allora. Abbiamo intro d'oro. Ok, introverfo e Jormundoro. Vabbè, faccio una fusione anch'io se non ti spiace allora, eh. Bello! che schifo. Allora, boh. Vabbè, se non altro ho preso un altro materiale fuso, dai.
Rimod amici, il video termina qui, vi ringrazio per averlo seguito, sto iniziando a fare molte più cose in ogni episodio perché sennò non si finisce più sta serie che è abbastanza longeva. Ad ogni modo in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare se volete e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video, ciao!